Ok, eccoci qua in questo nuovo episodio. E lui sta facendo la grout. Cioè si va con 4 pezzi di gravel, 4 pezzi di sand e uno di clay. Grout che cucina matta ci darà i shared brick, che ci permetteranno di fare una fornace della tinker, che l'andremo a costruire sulla stanza della tinker. E intanto qua c'è tutto. Ok, noi dei bricks della Tinker li abbiamo già. Quindi io preparo la 5 struttura. allora ce l'ha, ecco dov'erano. Ma aspetta, un po' ne dobbiamo fare perché è per la questa. Esattamente 64. E a fare anche tutto il resto. Hai fatto Allora tu incomincia. il liquid storage, hai fatto tu il tank? Che ho Parla. fatto? Il tank, l'hai fatto tu? Ah, cosa? Il Il tank. tank. Guarda che l'ho fatto qua, eh. Ehi. Ehi. Ehi, guarda, non c'è niente di te. Dietro di te. Io l'avevo fatto qua. Muori patata. Non c'è. Dobbiamo farne 8 di questi? Come ne faccio di 8? Sì, forse esteticamente era meglio là, però ormai. Allora, dobbiamo creare una struttura con la base 3x3 o anche 2x2 e tutto attorno dobbiamo mettere il shared bricks. Ora però non è finita qua. Ci serviranno degli altri macchinari, chiamiamoli. Marchingegno. Macchingegni. Però Mi sa precisione. che ci serve altra growth. Sì, anche secondo me quella Quindi. là che hai fatto era poca. Tende. Allora, ogni blocco. Dopo vediamo il tutto. Dopo vediamo il tutto perché sennò qua diventiamo pazzi. Devi craftare i blocchi, intanto. Penso che c'è Allora, un'altra i growth. blocchi che ci interessano sono. Shared bricks, shared bricks. Tieni qua, oh, tieni qua. Intanto tu fai la roba per l'aria. Scritto. C'è la mod della Tinker? Cioè c'era questa della Tinker, no? Non c'è? Smeltery, eccolo qua. L'ho perso di vista Ah, dalla sì. cacchio. Facciamo la Smeltery, roba. eccola qua. Ah, dobbiamo. Ma dovremmo andare in ordine, sai? Sì, tu fai. Ma non stiamo andando in ordine. Tu fai. Ah, craftiamo. Andiamo in ordine con le quest. Facciamole. Materials and you. Craftiamo sto libro del cavolo. Blank partner e un blocco di carta. Andiamo in ordine, fermiamoci un attimo con quella roba là che stiamo andando troppo avanti. Abbiamo le canne da zucchero. Paper. Sì. Sì, ma c'era un altro modo per craftare la carta anche, perché io l'avevo fatta in un altro modo, mi sembra. Ah, con i libri, ecco come l'avevo fatta, con i libri. Quindi, uno e due. Ok, Matter Sand U volume 2. Noi ce la dovremmo avere con la Ah seconda. no, ma bisogna craftarle. E prendiamo, cosa prendo? Nether Quartz, lapislazzuli, prendo Nether Quartz, quello che costa di più. Nether Quartz e Apri. lapislazzuli. Una tenda 50 di lapislazzuli. Vabbè, Prendi io prendo il i lapislazzuli. lapislazzuli, costano di più. 43.000 abbiamo fatto con una Mettiamolo. sola quest. Wow, bello. Hardened Flux Capacitator. Qua più avanti ci facciamo il piccone fatto figo, fatto bello. Per ora noi lo craftiamo e basta. Hardened Flux Capacitator. Qua.
Si va con un redstone. Mi riesci a craftare il sulfuro? Il sulfuro. Il sulfuro. Come si fa? Ma Il sulfuro. Il ce la sulfuro. dovremmo avere. Ce l'abbiamo, scherzavo. Ce la dovrei avere anche imparato. Qui ce Sì, l'ho imparato. ce l'ho, ce l'ho. Ok, l'avevo fatto imparare anch'io. E craftiamo. Che sto facendo? Ok. Ora mi serve l'invar. Invar. E cos'è qualcosa? Qualcosa. Tin, tin. Un blocco di tin. Due di questo. Allora, questo trucchetto qua di shift e punto di domanda non funziona con gli item non staccabili, come ad esempio una spada, un piccone, un'ascia, l'Arden Flux Capacitator, che il suo scopo è una batteria portatile che si ricarica tramite l'Energy Infuser. Vedete? Si ricarica e basta. Shift e vediamo di quanto si ricarica. Tieni, 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 non lo voglio. È un regalo. Ah, tutti questi libri sono della smeltery su come fare le varie cose. Dammi l'Arden Flux Capacitator che mi serve pieno. Ok, perfetto. Prenditi la reward. Grit, router utility. C'ho il remote wireless. Vuole. Frequenze Ma varie. che roba è questa? Guarda. Project Redwood. Tieni. Ah, un project. Non lo so. Però penso sia, dato dal nome, penso sia qualcosa che c'entri con i treni, cazzate varie, cioè con quella roba là. Allora, ci serve un paio di cose. Serve della cobble, innanzitutto. Penso che ci sia. Cobble, 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 cobble per craftare. Ah, ci serve l'hammer. Mi porti. Vabbè, prendo io, prendo Black, no, non ci sono imparati. Aspetta, qui c'è altra roba. Posso togliere dalle palle e mettere sulla cesta. Quindi spostiamo tutto in questa cesta qua. Dobbiamo craftare. Cioè, ci serve l'hammer, che è questo. Poi la Stone Altre Axe, fornaci. Stone Axe Activator. Aspetta, qua la Stone Broad Axe. Mi sa che è. È l'unica questa. Boh, Ehi. allora. Quella della. Questa qua. Stone Excavator Head. Allora è questo. È questo. Merda, ne ho fatti due. Ok, completata anche questa quest. Ancora ta spada, ce l'ho già. Salvo qua non mi interessa. Dobbiamo fare la lumite PXAX. Ecco qua, arrivati al punto in cui dobbiamo craftare il nostro. La nostra fornace.
Innanzitutto c'era una crafting table. Perfetto. Poi, craftare la fornace. Tinker, ci Questo serve. esagera. Della tinker construction. Innanzitutto ci serve un shared tank. Poi ci serve. Ma li hai già fatti? Vabbè, li rifaccio. Ah, già fatto la roba della smeltery? Scherzando. No. Ok, lo sto facendo No. io. Ah, ok, quello è quello. Poi ci serve questo. Smeltery control. Ci serve un altro di questi. Uno di questi e uno di questi. Se non dico cazzate, dovrei aver preso tutto. Quindi smeltery controller, che è quello che controllerà tutto l'impianto qua. Il tank dove ci butteremo dentro la lava. Smeltery drain, me ne serve un altro smeltery drain. Mi servono altri. Ah no, ce li ho. No. Ah no, anzi ce l'ho. Scherzavo, non l'avevo visto. Con la faccetta più piccola verso rivolta verso noi. Poi ci serve altri due di questi. E casting pacing e casting drain. Allora, portami della lava. Anzi, no, ce l'ho. Un momento. Lava. Secondo te funziona o manca qualcosa? Boh, lo scopriremo più avanti. Lava. Oh, vabbè, intanto ho fatto un altro po'. Andiamo a vedere cosa fa. Aspetta, fammi spiegare qua. Allora, mettiamo dentro lo shared tank la lava, che si riempirà. E che cazzo, entratela. No, non funziona. Cosa manca? Un attimo. Barra, cosa ho Prendendo. sbagliato? Arrivo. Non manca niente, cioè. Ah, manca. No, Niente. mancano le. Cioè. Allora. Controlle. Oh, devi metterli vicino, eccolo. Ok, non bisogna mettere uno sopra l'altro. Eccoli qua. Abbiamo la nostra fornace gigante della Tinker. Quanto gigante vuoi fare? Che cavolo. Eccolo. Ma mi sa che in questo episodio vedremo solo la fornace di vista. E cosa farà? Vabbè, ve lo spiego nel prossimo episodio. Intanto vi dico che la smeltery control controlla tutto quanto. Qua ci metteremo i vari blocchi da cuocere, invece nel shared tank gli inseriremo la lava. Questi qua saranno per far uscire il liquido che c'è all'interno di questa fornace. Più alto la facciamo, più blocchi avremo a disposizione. Questo ci farà le varie formine per craftare i materiali che necessitano di questa fornace. Esempio come craftare un'ascia in ferro, ci serve questa fornace perché fonde il ferro e lo fa uscire nella formina. Qui ci saranno le formine apposta. Invece questo qua ci farà i blocchi dei vari miscugli che faremo, come l'alluminio brass, che è un nuovo tipo di ingotto che si fa con questa fornace. E questo qua ci permetterà di fare il blocco di alluminio. Quindi io vi saluto, al prossimo episodio. La Certo, dice la ragazza. bella.